Salerno, che è scoppiata la rivolta questa mattina. Noi con le telecamere di Napoli News Magazine e Synapse News siamo presenti per testimoniare l'andamento di questa giornata di lotta, di battaglia vera e propria, una battaglia che si sta snodando per le strade di Salerno. Una giornata di lotta, ancora in piazza la disperazione più che la rabbia. Assolutamente sì. Oggi siamo qua con l'associazione Partita IVA Campania. Siamo stanchi di avere questi soprusi da parte di uno Stato dittatoriale che ci ha dato solo le elemosine fino adesso. Allora, una risposta mancata, quali sono le azioni conseguenti? Ma le azioni conseguenti sono semplici. Quando chi ci governa non ci dà la dignità che meritiamo, e noi ce la riprendiamo. Sono tantissime anche le imprese napoletane che sono venute qui a Salerno a solidarizzare con degli amici e colleghi salernitani. C'è una situazione di massima tensione, ma di enorme disperazione. La rabbia è percettibile e si può tagliare con un coltello da cucina. La gente è veramente molto incavolata, perché quello che manca è il livello minimo di vivibilità. Avevi urlato, ammonendo la piazza di scendere. C'è una scarsa partecipazione dal tuo punto di vista? No, oggi le persone sono in tante, però c'è ancora qualcuno che pensa che il problema non lo tocchi. Oggi il problema è di tutti e deve essere chiaro a tutti, cosa che non lo è. Hai detto una cosa importantissima, hai detto non più ristori, non paghette, vogliamo dignità e lavoro. Sì, dopo l'ultimo insufficiente decreto siamo ormai stanchi del governo, non crediamo più a nulla. Questa elemosina a noi non serve, a noi serve lavorare, serve riacquistare dignità, serve poter mantenere le nostre famiglie e riacquistare quella che era prima una serenità, minima, ma una serenità che oggi abbiamo perso. Noi vogliamo lavorare, delle vostre elemosine non ce ne facciamo più nulla. È questo che chiediamo al nostro governo, non decreti o misure insufficienti. E allora noi dalla settimana prossima riapriremo con tutti i ristoratori, le palestre, con tutte